Una sfida giunta al culmine di una settimana non proprio delle migliori, contrassegnata da infortuni e forfè, ma comunque portata a termine con il migliore dei risultati. Terzo successo consecutivo per il Lumezzane in eccellenza, vincente per 2-1 in rimonta, ai danni della temibile Orceana, squadra rivelazione del campionato. La compagine di Arnaldo Franzini, a seguito di un avvio non proprio dei migliori, caratterizzato dal vantaggio ospite siglato al 16° da Martinelli, sfodera immediatamente la giusta reazione, ribaltando il risultato già nel primo tempo. Al 31° l'infilata di Marco Tognoni per la rete del momentaneo pareggio, poi al 43° a pochi giri di lancette dall'intervallo, il sorpasso definitivo grazie allo splendido pallonetto estratto dal cilindro da Okiere Gullit. Nella ripresa qualche brivido e un paio di salvataggi attuati da un Filigheddu non al meglio mettono i 3 punti in cassaforte. No, è stata una partita viva fino alla fine, anche se ci hanno messo più in difficoltà nel primo tempo. Poi sono stati bravi, è già la seconda volta consecutiva che succede che riusciamo a rimontare dallo svantaggio. È una cosa importante, come ripeto da tempo, perché saper reagire al momento negativo è importantissimo. Poi nel secondo si è aperto con la parata di Filigheddu, poi da lì in poi occasioni vere non ce ne sono più state, sono state due mischie finali dove, insomma, un po' con confusione, però diciamo che la partita è stata viva comunque perché comunque non l'abbiamo chiusa, anche un paio di situazioni, anche gol annullato per fuori gioco, insomma tante situazioni in cui potevamo anche magari chiuderla, però la partita è stata viva, l'hanno tenuta sempre in bilico con grande corso, con grande forza, come dicevi te, sicuramente a livello di risultati sono la squadra di rivelazione fino a questo momento. Eh sì, tutte le partite sono difficili, ogni domenica c'è da sudare per portare a casa la vittoria. Siamo partiti anche discretamente bene, ma la prima occasione loro ci hanno fatto gol, siamo stati bravi a rimontare. Va bene il risultato, c'è da migliorare, lo sappiamo, però la strada è quella giusta. Eh sì, il gol per l'attaccante fa sempre bello. Se serve poi alla squadra per vincere, ancora meglio. Primi mesi bene, adesso che arriva il freddo qua a lume, vedremo. No, a parte gli scherzi, bene, bene, perché il progetto è importante, la squadra, siamo un buon gruppo, però sappiamo che per fare bene dobbiamo lavorare tanto in settimana per avere i risultati la domenica.